Da tanti anni ormai lavoriamo per la promozione di questo territorio, di questa città, e credo che quest'anno sarà un'edizione veramente speciale, un'edizione veramente grande, proprio perché è cominciato questo percorso di internazionalizzazione del festival. 2 mesi fa, ad aprile, abbiamo presentato il festival a Barcellona insieme al Ministero delle Politiche Agricole. 1 mese fa siamo stati a Londra a presentarlo agli operatori commerciali della città di Londra, e credo che il successo sia stato veramente importante, un grande successo del festival, un grande successo della ricetta, se così vogliamo dire, del nostro brodetto fanese. È stato un momento molto importante insieme agli operatori commerciali, perché abbiamo fatto conoscere non soltanto un'eccellenza del nostro territorio, della nostra marineria, abbiamo fatto conoscere una città, un suo territorio, una regione, e questo ci ha dato anche la spinta per poter fare, anche ci veniva chiesto da tanto tempo, per poter fare la gara delle zuppe di pesce italiane. Oggi saranno presenti in questi 4 giorni al Lido 6 regioni italiane che si contenderanno la miglior zuppa di pesce. Questo, al di là della gara, questa è una cosa importante, perché vuol dire che ci siamo posti come obiettivo quello di far diventare Fano e questa regione la capitale internazionale delle zuppe di pesce. Tra le tante novità è proprio quella di essere qui il 1° di giugno, periodo di anche in questo caso di bassa stagione. Siamo il primo evento della città per il 2023, e vogliamo soprattutto coinvolgere la nostra marineria, vogliamo coinvolgere in un momento dell'anno in cui c'è più disponibilità di pesce fresco. Ci veniva un po' rimproverata questa cosa di fare il festival a settembre, perché era un periodo in cui c'era fermo pesca e quant'altro. Quest'anno abbiamo deciso di farlo in un momento in cui la disponibilità è veramente grande. Sì, di fatto una bellissima apertura di stagione, quest'anno il 2 giugno, devo dire che non si era mai avuta la sensazione al 2 giugno di essere all'inizio della stagione, con gli hotel belli pieni, abbiamo una copertura al 70%, con la possibilità piena di vivere un salotto come quello del Vivo e il meglio della gastronomia locale, perché qui, oltre al brodetto, che voglio dire il piatto principe del Brodetto Fest, possiamo trovare Bianchero del Metauro, possiamo trovare Moretta, possiamo trovare il meglio della gastronomia, ma abbiamo deciso di promuovere fortemente la gastronomia, di far sì che questa sia un attrattore, lo abbiamo fatto in appuntamenti internazionali. Ecco, e questo anticipo di stagione fa pensare ad un progetto che insomma studiamo ormai da 3 anni, che deve funzionare per destagionalizzare e per dare qualcosa in più alla nostra città. Ecco, questo è l'obiettivo che stiamo perseguendo, questo è l'obiettivo sul quale stiamo lavorando, e credo che oggi sia sintomatico dei passi che stiamo realizzando. In questi 4 giorni ci saranno al Lido di Fano oltre 50 eventi, perciò spiegarli tutti in pochi minuti diventa impossibile, però partiamo subito bene, perché già da stasera ci sarà Mancino, uno chef stellato di Viareggio, al Palabrodetto, che sarà comunque anche quest'anno il punto focale del festival, Palabrodetto, dove ci saranno anche le gare della zuppa di pesce. Si parte bene anche con Roberto Giacobbo, che tutti conosciamo, perciò sul palco centrale ci sarà la presenza di Roberto Giacobbo di Freedom. Ecco, questo per capire che in questi 4 giorni ci saranno dei momenti veramente importanti. Non posso non essere soddisfatto di avere con noi, di aver avuto la conferma della presenza del ministro Lollobrigida nella giornata di domenica qui al festival, proprio per confermare un po' il sostegno che abbiamo in questo momento dalle istituzioni, non solo dal Comune di Fano, dalla Camera di Commercio e dalla Regione Marche, ma anche quello del Ministero delle Politiche Agricole, che ormai da anni ci sostiene e cammina insieme a noi in questa operazione di promozione del territorio e delle sue eccellenze.